La Pro Gasolla conquista con 3 turni di anticipo la matematica promozione in seconda categoria. La squadra del presidente Francesco Vicidomini stacca il pass decisivo contro una delle due avversarie qualitativamente migliori, il San Marzano di mister Nicola Ferrara, che insieme al Cava United ha a lungo conteso alla Pro il salto diretto di categoria. I Blaugrana giocano un'ottima partita, esprimendo su tutti il valore tecnico del classe 91 Gianluca Pascale, una spanna sopra gli altri compagni nel ruolo di playmaker del San Marzano. Di contro però c'è una Pro che ha voglia di chiudere i conti già oggi, scaricando tutte le tensioni accumulate in stagione. La vittoria odierna ha il nome e il volto di Alfonso Di Genova, attaccante nocerino, protagonista indiscusso del 2-0 finale. Al quarto d'ora del primo tempo va a recuperare un ottimo pallone sull'out mancino, servendo a Claudio Borriello l'assist per il momentaneo 1-0. Nella ripresa, al minuto numero 12, prima colpisce il palo con una sventola in diagonale. Sul rimbalzo costringe il portiere al fallo da rigore. Dal dischetto si fa ipnotizzare dall'estremo ospite, ma è glaciale nel raccogliere la respinta per blindare il risultato finale e la promozione dei suoi in seconda categoria. Cavalcata meritatamente vincente per la Pro Casolla in testa alla classifica del girone A di terza categoria fin dalla prima giornata, con primato solitario arrivato dal turno numero 5 e conservato fino ad oggi, 19ª giornata. Grazie soprattutto a una difesa impenetrabile e capace di limitare il passivo a sole 8 reti, appunto, in 19 gare giocate. Applausi per tutti, per il già citato presidente Vicidomini, per i dirigenti Peppe Petti, Enzo Granato, Salvatore Lopetrone, Alfonso Cretella e Alberto Dell'Aglio, per il tecnico Francesco Esposito e per i calciatori protagonisti della cavalcata vincente, gran parte dei quali ha riscattato alla grandissima la delusione subita nella passata stagione con la finale playoff letteralmente regalata alla Polisportiva Baronissima.